Buonasera amici, stasera faremo il polpo. Allora, questo polpo è stato in infusione per una giornata con dell'acqua e della curcuma, che mi piace molto il sapore della curcuma insieme al polpo, e poi è stato bollito per 10 minuti, solamente per 10 minuti perché con questo andremo a fare un antipasto, che è una sorta di ceviche, e mentre con i nostri tentacoli andremo a fare un polpo umido con i fagioli. Per il nostro polpo con i fagioli invece faremo un soffritto a base di cipolla rossa, carota, aglio, origano, santoreggia, basilico e erba cipollina. Adesso stiamo facendo il soffritto, lo aggiungiamo anche dei capperi. Adesso alziamo la fiamma e andiamo a mettere i nostri tentacoli di polpo. Lasciamo rosolare un pochino a fiamma viva e poi dopo aggiungeremo il brodo del polpo e un po' di pomodoro. Adesso inseriamo anche delle olive taggiasche. Ci piacciono molto le olive. Adesso aggiungiamo anche il brodo del nostro polpo. E aggiungiamo infine della salsa di pomodoro. Ok, e adesso questo lo lasciamo a cuocere per circa 20 minuti, dopodiché inseriremo i nostri fagioli che abbiamo precedentemente messato. Momento di aggiungere i fagioli, cannellini e borlotti. Diamo una mescolata. Facciamo cuocere per altri 10 minuti tutto insieme e il nostro polpo e fagioli sarà pronto e poi andremo a fare il piatto. Allora, adesso aggiustiamo di sale e pepe. Se volete potete anche usare il peperoncino, a me il polpo e fagioli mi piace più il pepe. A dopo. Adesso cosa manca? Mancano solo dei crostini che aggiungeremo quando faremo il piatto del nostro polpo e fagioli. Io faccio sempre pane bagnato con un po' di olio, perché mi piace così per le zuppe. Anche il nostro polpo con fagioli è pronto, quindi andiamo a fare il piatto, mettiamo sotto dei fagioli, ci saranno anche le olive, i capperi e tutti gli odori che abbiamo messo. Ok. Adesso andiamo a prendere i nostri tentacoli, ne mettiamo almeno 3. Poi per i golosi ci sarà il resto. Puliamo il piatto. Andiamo a mettere i nostri crostini di pane e a finire, se vogliamo, una foglia di basilico. Io ce le metto, 2 foglie di basilico. Ecco qua, e questo è il nostro polpo e fagioli. Amici, ecco 2 piatti con il polpo. Questa sera abbiamo fatto un doppio video. Buonasera a tutti e buona giornata.